Torlino, Torlino, ma che bravo Torlino, sei già sugli spalti, pronti per fare il fumacupido. Non ci penso neanche, sto andando a Ma dove ti prepari? Tra i libri? E prepararmi. Zitto, io prima faccio la meditazione, poi vado nell'armadio couture a scegliere l'outfit. dove devi andare, scusa? Ho un sacco di cose da fare. Kim Kardashian mi ha chiamato per la cena di gala. Oh, che noia, non ci voglio andare. Poi l'altra volta ho fatto un sacco di figuracce. Per fortuna che forse posso andare in aperitivo con Paris Hilton e Lindsay Lohan. Sì, fanno una pericena sui Navigli. La pericena sui Navigli di Paris. Zitto, perché o vado lì, o vado da Kim Kardashian, oppure vado a teatro con Olivia Palermo e Olivia Rodrigo. E sono trovate solo perché siamo l'Olivia entrambe, immagino. Zitto, plebeo, perché adesso ho un'agenda fittissima. Dopo devo fare le prove costume con Roberto Bolle. Vabbè, quindi il suo fumacupido. Non ho tempo, non ho tempo. Devo andare anche al solario con Basta! Andiamo a fare il fumacupido, non devi fare tutte queste cose. Vattene, vattene o chiamo su WhatsApp Anna Wintour. Ma hai detto che l'hai bloccata su WhatsApp, Anna Wintour? Oh, Torlino, sei sempre il solito, ma ti amiamo così come sei. Mettiti qua sugli spalti perché col tuo couture e la tua autostima devi infondere tanto coraggio a queste trascine e trascini afflitti dal trash amore perché ce n'è bisogno e perché oggi è martedì, il che significa fuma cupido risolve, ovvero Luca Rubica colpi di sì subito, subito, la baciano, baciala, lascialo, lasciala. Risolve tutti i vostri problemi di trash amorosi in poche semplici mosse. Per partecipare al fumacupido è molto semplice: mail è solo mail, no direct, no Instagram, no Twitter, no consulti privati. Mail come nel 95 con l'oggetto fumacupido. Fumacupido è poi l'oggetto da utilizzare in caso di questioni già risolte o di questioni analoghe a quelle che abbiamo già risolto, ma di cui avete seguito i consigli e volete aggiornarci. Nickname trash amoroso per mantenere animato, mail non troppo lunghe, puntate alla sintesi della questione, puntate su problemi originali e scoppiettanti. Meglio se divertenti, anche se a volte il fumacupido, ahimè, si tinge di intensità, ma serve anche quello. Pazzi, intanto che mi arrivano tantissime mail, punta, tutto ciò che viene inviato al fumacupido resta nel fumacupido, non ho ripensamenti e credo di aver detto tutto e se ho dimenticato qualche regola ormai le sapete a memoria. Quindi possiamo iniziare e ordunque iniziamo! E iniziamo subito da una mail breve e scattante, mi piace, brava Disperatina 16. In realtà non ho un problema trash amoroso, ma come no? Ma come no? Cosa hai scritto a fare, adoro? Ed è proprio questo il problema. Non riesco a trovare una persona per me. Ah, quindi è un problema trash amoroso. Ho quasi 21 anni e sono single. Premetto che sono molto timida e faccio fatica ad aprirmi agli altri. Ma da quando ho cominciato l'università e mi sono trasferita a Milano, la cosa è un po' migliorata. Mi piacerebbe molto conoscere un ragazzo per me. Non perché non stia bene da sola, ma perché sento che sia giunto il momento di condividere o qualcosa con un'altra persona. Solo che non so come fare per conoscere ragazzi, visto che loro non sembrano notarmi neppure o mi notano solo i casi umani. Aiutami, oh grande guru del trash amore, grazie, a presto. Allora, cara Disperatina 16, innanzitutto quello che posso dirti, come dico spesso anche agli altri trescine e le altre trescine vittime di questa angoscia nel trovare per forza marito, moglie o fidanzato o fidanzata in un arco di tempo molto breve, è che non bisogna avere fretta in queste cose perché l'amore succede. Io capisco l'esigenza di trovare una persona con cui condividere qualcosa di molto bello, però ognuno ha i suoi tempi. Un po' gioca sicuramente il carattere, un po' gioca anche la voglia di mettersi in gioco, anche magari in cose che non hanno una grossa importanza, magari quelle classiche relazioncine adolescenziali che però lasciano il tempo che trovano, e poi c'è chi ha invece un atteggiamento di ricerca di qualcosa di un po' più profondo, e se punti sulla seconda opzione, naturalmente ci vuole anche più tempo. Poi un po' ci si mette, oltre al carattere, alle esigenze, anche il caso, e ognuno deve vivere la vita in modo personale, senza guardare quello che fanno gli altri, per quanto risulti difficile, però alla fine più o meno a tutti capita. Bisogna stare allerta, bisogna guardarsi attorno, bisogna essere anche pronti e lasciare che le cose fluiscano senza per forza ricercarle in modo ossessivo, perché se no si rischia di cadere nel problema che si tende a stare insieme alla prima persona che ci mostra interessamento, che ci sembra vagamente interessante, ma poi alla fine cerchiamo qualcosa di più denso e non si riesce a uscire
un po' da questo loop, no? Secondo me, allora, più che non saprei bene cosa consigliarti, quello che ti posso dire è innanzitutto di non cadere nella trappola che è sbagliata del pensare di non poter trovare una persona, perché non è vero, semplicemente ognuno ha dei tempi diversi, anche se non li ricerca, proprio la vita li conduce in tempistiche diverse. L'università comunque è un periodo in cui effettivamente si matura tanto, per me è un passo veramente fondamentale l'uscita dal liceo e il percorso che si fa dopo. In università comunque si conoscono tante persone, si frequentano proprio altri ambienti, altre situazioni, quindi è proprio anche un periodo della vita in cui veramente il carattere, la personalità si forma in modo definitivo, in modo veramente cruciale. Quindi quello che ti posso dire è, secondo me bisogna anche lottare un attimo con la propria timidezza personale, a volte bisogna essere felici di fare il primo passo, perché capisco la voglia di essere notati, la voglia di essere di ricevere comunque delle attenzioni. Le attenzioni quali riceve semplicemente le ricevi semplicemente li ricevi dai ragazzi che non ti interessano. Però se c'è un ragazzo che ti interessa, perché non fare la prima mossa? Io capisco che sia complicato e il tutto, però come conoscere le persone? Ma ci sono tanti modi, in università soprattutto hai modo di entrare in contatto con tante persone diverse, e poi si creano delle situazioni in cui anche fuori dall'università si può conoscere qualcuno. Una volta che crei un legame con qualcuno, qualche compagno, qualche compagna, poi inizia ad uscire, insomma, come va la vita normalmente. Secondo me l'unica cosa che posso consigliarti è fluisci, cioè conosci le persone senza pensare che debbano per forza essere dei pretendenti, e vedi le cose come vanno, cioè senza rimanere bloccata nell'esigenza di dover per forza trovare qualcuno, perché quella è la prima trappola che ti porta anche a vivere con una certa ansia magari i primi appuntamenti, determinate cose. Secondo me devi proprio andare al tuo ritmo, andare al ritmo che la vita ti concede, non forzare niente e aspettare e vedere quando si realizza il momento giusto in cui incontri qualcuno che potenzialmente ti può interessare, e se serve tentare un primo passo anche per anche ma semplice, senza secondi fini, semplicemente trovare un aggancio per parlare con un ragazzo che ti interessa, che magari frequenta il tuo corso, che può essere di qualsiasi tipo, e iniziare a costruire pian piano le cose senza fretta, senza dover per forza farci figli dopo, insomma in modo molto naturale. Secondo me devi fluire in modo molto naturale e uscire da questa gabbia mentale del dover per forza trovare qualcuno ed è perché non trovo nessuno e sono disperata, perché se entri in questo treno di pensieri poi alla fine non riesci a guardare al di là del tuo naso e molto spesso non ti accorgi appunto di quello che hai intorno. Questo è il mio consiglio un po' vago, se le trescine e i trescini in ascolto possono darti un consiglio più pratico ne sono contento, però secondo me devi essere più scialla, zero pacchi e solo swag. Un bacione, fammi sapere come va, aspetto i tuoi aggiornamenti. Ma ora andiamo da Freya, che è in una situazione complicata. Amo una donna streghetta sexy. Io ho 18 anni, lei 41, allora aiuto. L'ho conosciuta perché avevamo lo stesso psicologo. Ormai è più di un anno che ci vediamo tutti i giorni. Fin da subito mi sono innamorata, ma credevo di non avere speranza. E come unica soddisfazione l'avevo baciata a stampo, dato che ci conoscevamo da poco e non ancora niente in realtà. Invece la situazione si è rivelata molto più complicata. A distanza di più di un anno abbiamo fatto le cosacce ogni tanto. Lei dice di essere attratta da me, ma non da mettersi insieme. Mi vuole bene, io le sono stata sempre accanto durante un brutto periodo che ha avuto. Soffre di bipolarismo e anche io ho un disturbo dell'umore. Io ora la amo, lei lo sa, ma la situazione non cambia. E in più lei mi fa stare male, mi fa sentire in colpa ed è totalmente centrata su di sé. Mi sento spesso schiacciata, anche se ora la gestisco meglio, e non so che fare. So che la differenza d'età è tanta, e diciamo che è brutto da dire, perché è facile dire l'età è solo un numero, in questo caso comunque siete entrambe adulte e consenzienti, però 18 anni veramente sei giovanissima, cioè nel senso il gap è così grande che è difficile anche
riuscire a immaginare di gestire una relazione di questo tipo proprio perché l'esperienza e il bagaglio di vita è intenso, è forte, cioè è molto diverso. Quindi è molto difficile gestire una relazione su questo tipo proprio anche per la maturazione, il modo di pensare e anche le esperienze banalmente anche a livello sentimentale sono diverse. Ma quella è l'unica cosa che stranamente non è un problema, più per il fatto che lei è molto meno matura di quello che dovrebbe essere per la sua età. Stiamo sempre insieme, l'ho aiutata tanto ed è migliorata tanto, ma non basta. Continua a farmi star male. Lei ogni tanto dice di sentirsi in colpa per la sua ambiguità, ma non cambia molto i fatti. In più è stata neocatecumenale per 20 anni, per influenza della sua famiglia, cosa che l'ha segnata in modo negativo. Anche per questo all'inizio pensavo non ci fossero chance, quindi forse ha problemi anche ad accettare la cosa, anche se ora ha capito che lei in sé non è una persona chiusa in modo medievale su queste realtà. Scusa la lunghezza della mail, ti ammiro molto, mi hai fatto scoprire libri davvero umici e ti mando un abbraccio, aiutami, tu fuma cupido. Oh, vabbè, un bacione a te. Allora, è una situazione un po' complicata, soprattutto perché ci sono di mezzo anche delle questioni proprio di carattere psicologico, terapeutico, su cui non sono assolutamente la persona preparata a zero, quindi io ti posso dare dei consigli proprio... così en passant, ma se c'è qualcuno in ascolto che conosce determinate dinamiche, per favore si faccia avanti nei commenti. Io cercherò di evitare appunto questo discorso proprio complicato dal punto di vista della terapia, dei disturbi, del fatto che c'è comunque una forte unione tra voi due sul fatto che avete vissuto un simile percorso di carattere psicologico. E questo effettivamente è un legame molto forte ad unirvi, uno scambio di esperienze forte, però io togliendo il tutto e anche cercando un attimo di mettere da parte la difficoltà della storia, che mi rendo conto è molto delicata, quello che posso dire è in generale, cioè il consiglio che mi sento da dare è proprio in generale. Capisco la sofferenza che provi, però da una parte evidentemente lei deve capire anche delle cose di se stessa. Se tu stessa dici che ha avuto un percorso difficile in cui sì, ok, non è chiusa mentalmente, ma è nata in un determinato contesto, è arrivata a 41 anni a scoprire che è mezza innamorata di una ragazza più giovane, ci sono un po' di discorsi irrisolti, di questioni complicate, delicate, anche se c'è un profondo sentimento, non è detto che sia pronta, tra virgolette, a gestire la cosa. Secondo me ci sono delle cose che deve chiarire per se stessa, perché altrimenti non avrebbe questo atteggiamento di difficoltà di gestione del rapporto, che secondo me comunque deriva un po' anche da un gap di età e di esperienze. Comunque tu dici di no, non è una cosa... Però se devo ragionare guardando un po' da esterno, già il fatto che lei ha 41 anni e si ritrova in questa cosa qua, dopo aver avuto un tipo di percorso, comunque inevitabilmente si mette anche, cerca di immedesimarsi in te che sei più giovane e hai avuto un tipo di background diverso, e quindi secondo me è proprio una questione di problemi di carattere personale, che secondo me è difficile da gestire. Io capisco il forte legame che ti lega questa ragazza, questa donna, però non so quanto può essere sano per voi al momento mandare avanti una relazione che sta scatenando più scompensi che altro, che è diventata, ha assunto un po' delle sfumature complicate e si crea un po' una situazione in cui ti senti quasi in dovere di essere un po' croce rossina, nel senso che da una parte secondo me c'è una profonda empatia e conoscenza del suo percorso che ritieni anche un po' simile al tuo, però non è mai bello, tra virgolette, quando questo l'amore diventa una dipendenza e diventa un po' anche una sorta di gabbia personale, quella di dover per forza sempre aiutare l'altro a stare meglio, come se annullando anche un po' se stessi. Quindi secondo me è quello un po' il pericolo di questo tipo di storie, il che non vuol dire che non dovete più restare in contatto, perché se vi lega un rapporto così intenso ci sta.
Però quello che secondo me è importante capire, ed è una cosa che capisci tu, secondo me, e capisci forse insieme a lei, è chiedersi se vi fa bene questa cosa, più che altro perché evidentemente ci sono delle questioni irrisolte personali, soprattutto sue, di questa di streghetta sexy, che rendono complicato il rapporto, perché se lei ha scoperto, tra virgolette, la sua sessualità così tardi, così, evidentemente deve un attimo orientarsi. Cioè, quando tu dici che è immatura per la sua età, è ovvio che sia, tra virgolette, immatura a livello sentimentale se ha un background di un certo tipo molto complicato che si collega anche a un problema psicologico. Evidentemente lei ha bisogno un attimo di mettere ordine nella sua vita e bisogna capire se questa relazione al momento vi fa bene. Cioè, poi non è detto che magari in futuro, se le cose funzionino, funzioneranno, non si possa tornare, però quello che secondo me è importante è tutelare il tuo benessere, perché se in una relazione stai male è sempre un problema. E se sta male anche lei, comunque è un problema condiviso, quindi capite bene cosa vi fa veramente bene. Cioè, se state male entrambe, evidentemente non è il momento giusto per mandare avanti una relazione. Però lo dico proprio con i guanti di velluto, perché è una situazione particolare. Quindi aspetto ovviamente i commenti delle trescine e trescine in ascolto. Questo è il mio consiglio, però bisogna fare veramente una riflessione su quanto ha senso per il vostro benessere andare avanti. Questo è il mio consiglio, ma aspetto ovviamente i tuoi aggiornamenti. Ti mando un bacione e ti auguro appunto felicità e subdolaggine. Aspetto tue, carissima Freya, let me know. E ora andiamo all'ultima mail, che proviene da Super Tresciolina. Infatti, giusto una settimana fa, una mia amica, che per molto tempo è stata importante, ma da cui mi sono allontanata svariate volte per incomprensioni, mi ha invitata ad assistere a una sua piccola esibizione a una band, durante la quale ho conosciuto Mega Urlo, una ragazza di cui mi aveva un po' parlato, dicendo che secondo lei avevamo qualcosa in comune. Non ho mai dato peso a queste cose finché non l'ho vista, e ammetto di averla trovata interessante fisicamente, sia nel suo modo di fare. Prima del concerto c'è stato del tempo di parlare, inoltre ho notato diverse cose, diverse volte che mi guardava, ma appena ricambiavo lo sguardo si girava dall'altra parte. Che adoro. La stessa sera la mia amica ha detto che Mega Urlo pensa che io sia molto bella, e da qui non ho capito più nulla. Infatti io e questa mia amica stiamo un po' riallacciando i rapporti, e lei continua a parlarmi di Mega Urlo, perché sta facendo la tramite palese. Perché ci si trova molto bene, solo che più mi dice che di lei, più dice di lei, più la trovo interessante e vorrei conoscerla. Tra l'altro io e Mega Urlo abitiamo nello stesso paese, a quanto pare lei si ricorda di me a scuola, anche se io non l'ho mai notata. Il problema quindi è: cosa dovrei fare? Mi piacerebbe conoscere Mega Urlo, ma non so se chiedere esplicitamente alla mia amica di aiutarmi. Dopotutto i rapporti tra di noi non sono ancora ben definiti e non vorrei pens che pensasse che la stia usando solo un po' per arrivare a Mega Urlo, oppure se scriverle io direttamente. Aiutami tu a districarmi delle vie del trash amore. Mi scuso per la lunghezza della mail, ma su queste cose non ho il dono della sintesi. Ti ringrazio tantissimo per avermi accompagnata per anni con i tuoi bellissimi video e per avermi fatto scoprire la maggior parte dei miei attuali libri preferiti. Continua così, super trasciolina. Carissima, io sarò molto diretto. Allora, la situazione è chiara alla luce del sole, cioè questa Mega Urlo palesemente è interessata a te, le piaci, e la tua amica sta facendo palese tramite tra voi due. Cioè, si vede che Mega Urlo si confida con lei, e le dice: senti, ma dammi una mano con Cosina che ha scritto la mail al fumacupido, perché non capisco se le piaccio. Quindi la tua amica sta anche tastando il terreno, tra virgolette, sta facendo un po', almeno secondo me è così, sta facendo un po' il gioco di Mega Urlo e sta cercando di capire, di cosare tra te e quell'altra. Cioè, è palese, però secondo me, visto che vuoi evitare il fatto che la tua amica faccia la tramite, secondo me non è una cosa elegante, tra l'altro, sfruttare un'amica con cui stai rilasciando i rapporti per far da tramite. Poi in generale sono delle cose che devono mostrare una certa maturità, quindi secondo me la cosa classe
da fare è scrivile direttamente e di all'amica che fa da tramite che hai scritto a Mega Urlo. Cioè, secondo me è questa la cosa da fare. Tu scrivi a Mega Urlo, tanto tu l'hai già parlato, sai già chi è. Quindi tu le scrivi: senti, ciao, ma ci siamo visti al concerto, che couture, ma come stai? Tutto bene? Agganci il bottone così, proprio mega easy. Quell'altra ti risponde subito e da lì in poi tempo, 3 battute di WhatsApp e uscite, immediato, cioè è facilissimo. La tua amica, alla tua amica devi dire: guarda, alla fine ho scritto a Mega Urlo perché mi piacerebbe conoscerla un po' meglio. Ma vai easy, ma veramente non c'è neanche bisogno di pensarci, diretta, secca. Se la tua amica di mezzo sta facendo da tramite, sarà solo contenta. E magari per riallacciare i rapporti, tra l'altro, senza sfruttare l'amica di mezzo, che però secondo me un po' da tramite sta facendo, perché sennò non farebbe così tante frecciatine nel tentativo di cosarvi. Cioè, alla fine quello che puoi dire all'amica di mezzo è chiederle qualche consiglio, però non di far da tramite che è lei che organizza il vostro appuntamento. Cioè, sii un po' di classe, scrivi tu a Mega Urlo, ma mega easy, del tipo: ci siamo visti al concerto, come la va? E poi la tua amica di mezzo la informi come si fa con le amiche, le dici: guarda che alla fine ho scritto a Mega Urlo, vediamo come va. E adoro, andrà così. Quindi vai tranquilla, liscia come l'olio, proprio non c'è neanche bisogno di pensarlo, vai e agisci. E detto ciò, fammi sapere, in bocca al lupo, mua, ciao ciao. E ora, Torlino, direi che per oggi abbiamo terminato. Che emozioni, che suspense, che prorompenza. Sì, va bene. Sì, adesso vai pure all'appuntamento con Olivia Palermo. E niente, detto ciò, io e Torlino vi salutiamo. Vi auguriamo sempre di sfuggire ai rovi della trashaggine. Stavo per dire della subdolaggine. Lo so, Torlino, il trash divora anche noi. Ok, va bene, solo io. Quindi via dai rovi del trash amore, sì alle ballate della subdolaggine. Con questo augurio io e noi vi salutiamo, vi mandiamo un bacio e vi auguriamo come sempre di essere...